Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione, per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 18 marzo 1919. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù, facendosi vedere, mi ha attirata nell'immensità del suo santissimo volere, in cui faceva vedere come in atto il suo concepimento nel seno della Mamma Celeste. Oh Dio, che abisso di amore! Ed il mio dolce Gesù mi ha detto: figlia del mio volere, vieni a prendere parte alle prime morti e dalle pene che soffrì la mia piccola umanità, dalla mia divinità nell'atto del mio concepimento. Come fui concepito, concepì insieme con me tutte le anime, passate, presenti e future, come mia propria vita. Concepì insieme le pene e le morti che per ciascuna dovevo soffrire. Dovevo incorporare tutto in me, anime, pene e morte che ciascuna doveva subire, per dire al Padre: Padre mio, non più guarderai la creatura, ma a me solo, ed in me troverai tutto. Proverai tutti ed io soddisferò per tutti. Quante pene vuoi te ne darò? Vuoi che subisca ciascuna morte per ognuno? La subirò. Tutto accetto purché dia vita a tutti. Ecco, perciò ci voleva un volere e un potere divino per darmi tante morti e tante pene, ed un potere volere divino a farmi soffrire. E siccome nel mio volere stanno in atto tutte le anime, tutte le cose, sicché non in modo astrattivo o intenzionale, come qualcuno può pensare, ma in realtà tenevo in me tutti immedesimati, con me formavano la mia stessa vita, in realtà morivo per ciascuno e soffrivo le pene di tutti. È vero che ci concorreva un miracolo della mia onnipotenza, il prodigio del mio immenso volere. Senza della mia volontà, la mia umanità non avrebbe potuto trovare ed abbracciare tutte le anime, né poter morire tante volte. Onde la mia piccola umanità, come fu concepita, incominciò a soffrire l'alternativa delle pene e delle morti, e tutte le anime notavano in me
come dentro ad un vastissimo mare, formavano membra delle mie membra, sangue del mio sangue, cuore del mio cuore. Quante volte la mia mamma, prendendo il primo posto nella mia umanità, sentiva le mie pene e le mie morti e ne moriva insieme con me. Mi era dolce trovare nell'amore della mia mamma l'eco del mio. Sono misteri profondi dove l'intelletto umano, non comprendendo bene, pare che si smarrisca. Perciò viene nel mio volere, prendi parte alle morti e alle pene che subì non appena fu compiuto il mio concepimento. Da ciò potrai comprendere meglio quello che ti dico. Non so dire come, mi sono trovata nel seno della mia regina mamma dove vedevo l'infante Gesù piccolo piccolo, ma sebbene piccino conteneva tutto. Dal suo cuore si è spiccato un dardo di luce nel mio e come mi penetrava sentivo darmi morte, come usciva mi ritornava la vita. Ogni tocco di quel dardo produceva un dolore acutissimo, da sentirmi disfare e in realtà morire. E poi col suo stesso tocco mi sentivo rivivere, ma io non ho parole giuste ad esprimermi e perciò faccio punto. 20 marzo 1919. La mia povera mente me la sentivo immersa nelle pene del mio amabile Gesù e siccome mi era stato detto che sembrava impossibile che Gesù potesse soffrire tante morti e tante pene per ciascuno come sta detto di sopra, il mio Gesù mi ha detto: figlia mia, il mio volere contiene il potere di tutto. Bastava che solo lo volesse che ciò potesse succedere. E se ciò non fosse, allora il mio volere nel potere doveva contenere un limite, mentre in tutte le cose mie sono senza limite ed infinito. Ed è perciò che tutto ciò che voglio faccio. Ah, quanto poco sono compreso dalle creature, e perciò non amato. Onde vieni tu nella mia umanità, e ti farò vedere e toccare con mano ciò che ti ho detto. In questo mentre mi sono trovata in Gesù, da cui era inseparabile la divinità e il volere eterno. E questo volere, ciò che lo voleva, creava le morti ripetute, le pene senza numero, i colpi senza flagelli, le punture acutissime senza spine, con una facilità come quando con un solo fiat creava miliardi di stelle. Non ci vollero tanti fiat per quante stelle creava, ma ne bastò uno solo. Ma con ciò non uscì alla luce una sola stella e le altre rimasero nella mente divina oppure nell'intenzione, ma tutte in realtà uscirono e ciascuna ebbe la luce propria per ornare la nostra atmosfera. E così pareva nel cielo dell'umanità santissima di nostro Signore che il divin volere col suo fiat creatore creava la vita e la morte per quante volte voleva. Onde trovandomi in Gesù mi sono trovata a quel punto quando Gesù soffriva la flagellazione dalle mani divine, solo che il volere eterno l'ha voluta senza colpi, senza sferze. Le carni dell'umanità di Gesù Cristo cadevano a brandelli, si formavano solchi profondi, ma in modo così straziante nelle parti più intime. Era tanta l'ubbidienza di Gesù a quel volere divino che da per sé stessa la sua umanità si scioglieva, ma in modo così doloroso che la flagellazione che gli davano i giudei si può dire che fu l'immagine o l'ombra di quella che subiva da parte del volere eterno. E poi, solo che il volere divino voleva, quell'umanità si componeva. Così succedeva quando subiva le morti per ciascun'anima e tutto il resto. Io ho preso parte a queste pene di Gesù ed ho come comprendevo al vivo che il volere divino può farci morire quante volte vuole e poi ridarci la vita. Oh Dio, sono cose inenarrabili, eccessi d'amore, misteri profondi, quasi inconcepibili a mente creata. Io mi sentivo incapace di ritornare alla vita, all'uso dei sensi, al moto dopo quelle pene sofferte. Ed il mio benedetto Gesù mi ha detto: figlia del mio volere, il mio volere ti ha dato le pene ed il mio volere ti ridona la vita, il moto e tutto. Ti chiamerò spesso nella mia divinità a prendere parte alle tante morti e pene che in realtà soffrì per ciascun'anima. Non come pensano alcuni, che fu solo nella mia volontà o che solo intendevo di dar vita a ciascuno. Falso, falso. Non conoscono il prodigio, l'amore ed il potere del mio volere. Tu che ne hai conosciuto in qualche modo la realtà delle tante morti subite per tutti, non metterne dubbio, ma amami e siimi riconoscente per tutti e starai pronta quando il mio volere ti chiami.
Ecco, questi due scritti fanno entrambi riferimento a una rivelazione tipica, ecco, fatta da Gesù negli scritti di cielo, che come abbiamo già visto in qualche meditazione dei giorni passati, certamente aveva già dei precedenti, soprattutto in questo mese, che siamo nel mese del Sacro Cuore. Abbiamo rievocato nei giorni passati proprio l'immagine del Sacro Cuore, come Gesù la commentò, no? Quella croce piantata nel cuore, che significava l'inizio dei dolori di Gesù, non certamente la sera del Giovedì Santo, ma all'istante stesso del suo concepimento. Però qui oggi Gesù ci porta dentro il mistero, ecco, che poi è una componente fondamentale del più grande mistero della vita divina nella sua natura umana, che poi è la vita della divina volontà. Cioè, Gesù spiega tante volte, dice, fino all'anno 2000 qualcuno ha contemplato la mia santissima umanità, d'accordo? E già l'hanno contemplata poco, perché io vorrei tanto, così, tanto sapere quanti fedeli meditano a fondo già semplicemente la passione corporale di Gesù, no? Non mi stupirei, insomma, se ci fossero anime che per una vita non ci hanno pensato mai, e che, insomma, è qualcosa di allucinante, no? Ma quello è nulla in confronto a ciò che abbiamo sentito, che, e attenzione a quante volte Gesù specifica, dice, attenzione, questa non è una realtà intenzionale, non è un fenomeno intenzionale o astrattivo. Quindi, cioè, sì, Gesù aveva l'intenzione di soffrire per tutti, oppure certamente, essendo infinito, in qualche modo tutti erano presenti. No, no, Gesù specifica, in realtà, e lo dice tante volte, nel primo e nel secondo capitolo, in realtà soffrì, non come pensano alcuni che fu solo nella mia volontà, o che solo intendevo di dar vita a ciascuno, e continua, in realtà, la realtà. E ne rende partecipe Luisa, e Luisa dice, cioè, ha questa esperienza ovviamente mistica assolutamente straordinaria, di questo dardo di luce che colpisce il cuore e le dà la morte, e quando esce sente la vita, un dolore acutissimo da sentirmi disfare, ed in realtà ancora anche Luisa dice morire e poi col suo stesso tocco rivivere. Sono anche due circostanze che Gesù dice misteri profondi, quasi inconcepibili a mente creata, e nel primo misteri profondi dove l'intelletto umano, non comprendendo bene, pare che si smarrisca. Eppure Gesù la spiegazione la dà data bene, la dà data molto bene. Il discorso, diciamo così, per certi aspetti è semplicissimo. Allora, bisogna tenere presente questo. E questo bisogna tenerlo presente sempre per vivere nella divina volontà. Nel mio volere stanno in atto tutte le anime, tutte le cose. In atto. Non in potenza, direbbe San Tommaso d'Aquino. Quindi non nell'intenzione, non nell'astratto. In atto. Così come, altro esempio che fa, l'atto unico, questo si chiama atto unico del Fiat Supremo, Luisa dice, quando creava le stelle, ha detto un Fiat, miliardi di stelle. Ecco perché, cioè, il volere eterno su cui Gesù ci porta l'attenzione è qualche cosa di grosso, può fare qualunque cosa. All'obiezione, dice Gesù, mi è stato detto che sembrava impossibile che Gesù potesse soffrire tante morti e tante pene per ciascuno, ma ci rendiamo conto? Cioè le sofferenze, le pene e la morte di ogni essere umano, presente, passato e futuro, lui le ha vissute, non in maniera astratta o intenzionale, ma in maniera reale, attraverso un'operazione compiuta in lui dal volere divino. Perché? Perché la Santissima Trinità, il Padre, lo Spirito Santo e il Figlio erano d'accordo che la Santissima Umanità di Gesù,
per riparare tutto e per rifare tutto, vivesse tutte queste cose. Come spiega Gesù: Padre mio, non più guarderai la creatura, ma a me solo, ed in me troverai tutti, ed io soddisferò per tutti. Quante pene vuoi te le darò? Vuoi che subisca ciascuna morte per ognuno? La subirò, tutto accetto, purché dia vita a tutti. E dire com'è possibile, andiamo a fare Zaccaria. Noi possiamo chiedere come la Madonna, Gesù risponde, come avverrà questo, come è avvenuto questo, non come è possibile. Allora Gesù ha detto una cosa molto semplice: bastava che solo il mio volere lo volesse, che ciò potesse succedere. E se ciò non fosse, allora il mio volere nel potere doveva contenere un limite. Ma la divina volontà non ha limiti. Allora, noi dobbiamo veramente chiederci: siamo fermamente convinti che tutto ciò che vuole Dio lo può? Punto interrogativo. Evidentemente eccettuato il male morale, cioè il peccato. E lo può senza limite alcuno, cioè a Dio basta volere, questo è, non sono gli scritti di Luisa, questo è catechismo proprio elementare, d'accordo? È teologia dogmatica proprio spicciola. A Dio basta volerla una cosa che istantaneamente quella cosa è. Subito, seduta stante. Ecco, quindi questa è una scena divina da contemplare, cioè, e da immetterci dentro. Cioè, noi pensiamo, per esempio, nella nostra vita, tutte le pene che abbiamo passato, tutte le sofferenze che abbiamo vissuto, derivanti da qualunque cosa, dalle circostanze comuni della vita creata, non so, dalle malattie, il freddo, il caldo, le intemperie, le prove, le tribolazioni, le cattiverie subite dal prossimo, cioè le angherie del diavolo quando si scatena, la morte che vivremo, la mia, non in astratto, Gesù l'ha già vissuta per me. E ha già santificato tutte quante queste cose, in tutto, riparando in tutto, cioè vivendole. Ecco perché è importante rifare gli atti nella divina volontà, perché lui ha già fatto tutto. Le devo andare a prendere però queste cose e farle mie. Gesù stesso lo dice qui: la mente si perde, non ce la facciamo, eccessi d'amore inconcepibili a mente creata. Ma così è stato. Immaginiamo l'interiorizzazione profonda, e io parlo per me, guai a me se una volta che ho sentito queste cose non ne faccio oggetto di interiorizzazione profonda, perché cioè l'amore e la gratitudine che deve nascere nei confronti di nostro Signore Gesù, ma è infinita. Già lo sarebbe se uno considerasse e pensasse con estrema attenzione ai dolori sensibili della sua natura umana, quindi alla sua dolorosa passione. Già dovrebbe essere, per cui, ma capito che significa, cioè, una roba di questo genere? Io sinceramente a pensarci rimango esterrefatto, rimango allibito, rimango senza parole. Nonostante che, insomma, durante la meditazione qualche parola ad alta voce, perché pubblica, si debba pronunciare, ma qui veramente bisognerebbe far scendere il velo del silenzio, no?
Capito la divina volontà che può creare colpi senza flagelli, punture acutissime senza spine, con una facilità come quando con un solo fiat creava miliardi di stelle. Noi rimaniamo sempre impressionati, insomma, quando, per esempio, Santa Rita d'Acacia, l'abbiamo vista già, la spina di Santa Rita. Ma la spina di Santa Rita per la divina volontà è un gioco cioè è meno di un gioco da ragazzi. Oppure le esperienze degli stigmatizzati, no? Dice, mamma mia, come, cioè, gli scienziati che cominciano a fare le analisi delle piaghe, se si cicatrizzano, se non si cicatrizzano, se c'è la coagulazione, se non c'è la coagulazione, se danno cattivo odore, se danno, cioè, per carità, noi su questo mondo, come ben sappiamo, sapendo che alcuni giochetti di prestigio li fa anche la scimmia che risponde al nome del diavolo, sono necessariamente da farsi, specialmente quando poi Santa Madre Chiesa deve impegnare la propria credibilità e autorità per dire sì, questa è una cosa che viene dal cielo, no? Ma di per sé, cioè, uno dice, vabbè, la Chiesa ha detto che Padre Pio ci ha avuto le stigmate vere, uno rimane con la bocca aperta, cioè, le stigmate vere, ma veramente c'aveva le piaghe sulle mani, sui piedi, sul costato? Ma per la divina volontà, questo è un gioco da ragazzi. Sappiamo per esempio che lo stesso Padre Pio ha avuto per un certo periodo, prima delle stigmate visibili, quelle invisibili, esattamente, cioè, flagelli senza spine, e punture, flagelli senza flagelli, quindi i colpi dei flagelli senza un flagello materiale, una puntura di spina senza la spina presente. Il nostro Signore non ci mette assolutamente nulla a fare una cosa di questo genere, niente. E questo è semplicemente partecipazione alla creatura creata, cioè totalmente come un essere umano, di una parte dei suoi dolori che sono quelli della sua passione sensibile. E qui a lui se le ha fatto partecipare di questa passione perpetua e divina che Gesù ha vissuto. Io ricordo, se posso raccontare insomma un'esperienza, cioè, la prima volta che leggevo l'ora della passione, mi pare che subito nella prima ora del Getsemani, nella quinta, fa riferimento a questi, che succede Gesù? Ti vedo che tu stai soffrendo tutta la passione, vedo flagelli, ma non sono flagelli di piombo, sono flagelli di fuoco, vedo spine, ma non sono spine del bianco spino, sono spine di fuoco, vedo chiodi, ma non sono chiodi di ferro, sono chiodi di fuoco. E io soltanto vedendo quella cosa dico, mamma mia. Dice, con Gesù che commenta, dice, ma quello che ho vissuto in queste tre ore, quello che mi aspettava, come dire, è stata una passeggiata. E insomma, se poi uno va avanti con l'ora della passione, non è che è stata tanto una passeggiata, insomma, almeno secondo il nostro modo di, altro che passeggiata, è stato, come dire, una mattanza, una carneficina proprio inumana, spietata, di una violenza inaudita. Cioè, ripeto, quando uno pensa, se prende queste 24 ore della passione o le altre narrazioni della passione, Gesù ha fatto vedere i suoi dolori a tanti santi e li pensa intensamente, come fa a non avere gratitudine verso Gesù? Ma proviamo a contemplare questa, cioè sì, ma Gesù l'aveva detto a Santa Margherita che fin dal primo istante la croce sul cuore, ma qui lo spiega per quanto è possibile a noi, perché è chiaro che non possiamo comprenderlo bene, però insomma qualcosa lo dice, quando lui vive la flagellazione dalle mani divine, le carni dell'umanità di Gesù cadevano a brandelli, si formavano i solchi profondi, ma in modo così straziante. E attenzione, ecco la volontà umana di Gesù fusa con quella divina, no? Io quando leggo queste cose penso sempre in barba a quelli che scrivono sciocchezze sugli scritti di Luisa, no? Era tanta l'ubbidienza di Gesù a quel volere divino, perché lui c'erano due volontà, quella umana e quella divina, che stavano sempre raccordate, ma per i meriti della volontà umana di Gesù stavano raccordate. Quindi non si determina nessun tipo di automatismo, di confusione o riduzione ad uno delle due volontà, assolutamente. Questo così non è in Gesù e così non è in noi, perché la fusione della volontà umana con quella divina
non annulla la volontà umana, ma la sublima, la rende non passiva e inerte, ma iperattiva. E dice che questa flagellazione è immagine, cioè in confronto a questa flagellazione, quella che subì dai suoi carnefici era immagine ed ombra di questa. E bisogna ascoltare Lisa: io ho preso parte a queste pene di Gesù e come comprendevo al vivo che il volere divino può farci morire quante volte vuole e poi ridarci la vita. Pensiamo, attenzione anche qui, questa non è una metafora, d'accordo? Non è una cosa mistico, spiritualeggiante, astrattiva, intenzionale, è una cosa reale. Ogni tocco di quel dardo, ritorno indietro, posizione un orrore acutissimo da sentirmi disfare ed in realtà morire. E poi col suo stesso tocco rivivere. Attenzione al termine, in realtà. Cioè, chi potrà riprendere questa meditazione, leggere i testi, faccia caso di quante volte ricorre il termine in realtà, in realtà, in realtà. Io penso che la gratitudine nei confronti di nostro Signore deve essere certamente infinita, cioè se già uno, ripeto, contempla le pene della passione sensibile, dice: mamma mia Gesù, quanto ti sono costato, insomma, no? E io penso che sia cosa molto auspicabile, questa è una grazia che si possa chiedere, penso che si possa chiedere a Dio, dice: ma fammelo proprio sentire al vivo nel cuore, no? Uno dovrebbe, come dire, avere lacrime profondissime di dispiacere, di compassione, dire: ma guarda che ti sono costato Gesù, mi potessi avere il potere, insomma, di cambiare la storia, di impedire che fosse successo il peccato originale per risparmiarti tutte queste cose che tu hai passato per me, che tu hai sofferto per me. Bello quell'altro tratto dell'ora della passione, no? Dove arriva la condanna e Luisa dice: mi tocca di pure a me, sia crocifisso, però fammi morire con te, perché se non lo dico, per come ci siamo ridotti, se Gesù non passa anche quest'ultimo tratto, poi tra l'altro, cioè, della passione sensibile, ricordiamo, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, la passione sensibile fu necessaria a completamento, ma fu minore del resto, ma c'aveva una particolarità che le pene divine non potevano dargli, perché ecco, il divino volere può tutto, sì, ma poi il male Dio non lo fa. E allora c'è bisogno del concorso delle creature insatanassate, come se avvelenate dal demonio, perché possano far soffrire ingiustamente, inumanamente, crudelmente e per odio verso Gesù, con l'odio feroce che ha dovuto subire. Cioè, nelle pene divine sicuramente Gesù non sentiva l'odio, sicuro, delle sofferenze terribili, delle morti terribili non lo possiamo immaginare, ma l'odio non lo sentiva e non sentiva neanche l'ingiustizia. Ma in quelle umane sì. Quindi dentro questi orizzonti noi comprendiamo, cioè, capito, cioè, quanto ne resta, come dire, edificata, incrementata la fede e anche la carità nei confronti di nostro Signore Gesù, la carità con la C maiuscola, insomma, quindi l'amore di Dio. Venire a sapere che tutta quella incredibile carneficina che Gesù ha subito dalla sera del Giovedì Santo alle 3 del Venerdì Santo non è altro che la puntina di un iceberg veramente immenso. E per quanto possa sembrare impressionante, è una bazzecola in confronto a tutto il resto. E io penso che la vita non può rimanere uguale se uno crede sul serio a queste cose. Tra le altre cose,
Bisognerà poi trovare molto coraggio, molto coraggio, molto coraggio, per lamentarsi sul serio, ecco, non con quelle piccole, insomma, sbofonchiamenti che escono dalla nostra debolezza, ma per lamentarsi sul serio, di qualche cosa che dovessimo soffrire. Già dinanzi alla passione di nostro Signore Gesù, quella percepibile, tutti dovrebbero stare in silenzio, d'accordo? Perché nessuno di noi è Dio e nessuno di noi è innocente, quindi. Ma dinanzi a tutto il resto, c'era San Luigi che diceva: qui taccia ogni lingua, ecco, forse con questa frase che San Luigi diceva, ecco, contemplando certi misteri anche lì immensi che riguardano la vita della Madonna, diversamente immensi rispetto a questo, lui diceva: qui taccia ogni lingua. Ecco, ed è bene che taccia anche qui e che alle lingue subentri una profonda interiorizzazione e preghiera su tutto questo, perché è veramente qualche cosa di grande e di immenso. Bene, o Santa Vergine Maria, facciamo silenzio dunque in te e con te, chiedendoti solo al termine di questa meditazione di stampare queste cose che abbiamo meditato nel nostro cuore e di portarci sempre meglio alla contemplazione grata di tutto questo ed anche a comprendere bene cosa significa, ecco, muoversi e operare nella potenza infinita del Fiat Supremo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.